open stream. Oltre alla provincia di Livorno, la regione Toscana, il Ministero della Gioventù e l'ANCI, la circoscrizione Porta a Terra ad Esco. Inoltre il CNA Piombino. Stasera con un grandissimo cantautore che abbiamo conosciuto meglio in questi giorni, si chiama Davide Flauto. Ciao. Ciao. Progetti futuri? Progetti futuri, a parte questo singolo che appunto è in rotazione in tutte le radio, come hai detto, in autunno ci sarà il mio album, un album completo. Allora, in bocca al lupo per tutto, Davide Flauto. Crepi. Dorian Gray, come mai questo titolo? Parla della vita del nostro bassista, dov'è? Se n'è andato. E adesso siamo con un gruppo di esordienti e un gruppo di veterani. Iniziamo dai veterani, eccoli qua, gli AFO 4, che ormai hanno vissuto le loro età musicali. Ma cosa ci fate qui stasera? La guidi brividi come il ghiaccio bruciano quando sto con te. In realtà siamo qui stasera noi per presentare il nostro singolo che l'estate sta finendo, insieme a due miti degli anni 80 e due miti, eccoli qua, e sono i Righeira. Buonasera. Eccoli, buonasera. Buonasera, buonasera. Vamos a la playa, oh oh oh. Vamos a la playa, oh oh oh. E quando ridi, il vento nei capelli soffia. E sei fra tutti ancora. Illustre personaggio è un assessore del comune di Piombino, nonché un amico e soprattutto un musicista, quindi stasera è proprio nel suo centro. Credo l'estate piombinese sia diventato un evento, oserei dire, quasi a livello nazionale. Ultima domanda, quando ti rivediamo sul palco? Dura, intanto stasera per portare i saluti dell'amministrazione. Grazie. Grazie a te. Dove tutto resterà, è solo un sogno di normalità, e non dover pensare di sopravvivere, ma vivere. Dietro le quinte ho scoperto che c'era un sardo e anche di più, c'erano anche più sardi, però lui l'ho conosciuto di persona, così chiacchierando, quindi sono venuta io, dato che sono anche io sarda, a intervistarti. Giusto, un po' piacere. Allora, il festival è cresciuto tantissimo, la prima serata sei teso? No, è passata la tensione. Sì, perché io ti conosco, te sei un po', No, ora è passata la tensione, sta andando tutto bene. Per la musica e per soddisfazione personale anche. Amo questa vita come non fai tu. Siamo qui con Alberta Ticciati, che ha fatto appunto una tesi sul nostro festival. Anzitutto, in cosa ti sei laureata? Allora, sistemi e progetti di comunicazione all'Università di Pisa. Una delle presentatrici e anche presentatori, visto che c'era anche Graziana Salvatori, Paola Aru a Piombino. Sì. Benvenuta. Grazie. Innanzitutto, la prima domanda che si fa a una presentatrice che ha visto il pubblico di Piombino, cosa ne pensi, visto che è la prima volta di questo festival? Dire bellissimo è scontatissimo, però ragazzi siete veramente grandi, io mi sono trovata veramente, veramente bene. Esplode tutto, esplode, ciò che amo, ciò che temo, tutto ciò che voglio esplode, non riesco a contenere, grazie a te.
Ciao Elisa, Piombino, come ti sembra questa esperienza? Come ti trovi? Bellissimo, bene, due parole. Allora, siamo qui con i Lost, ma voi siete i Lost davvero? No. Perché dopo è lo stesso. Voi siete una delle poche realtà che stanno funzionando molto bene senza il supporto dei talent. Cosa mi dici di questo? Sono strade diverse. Noi abbiamo iniziato 7 anni fa facendo concerti su concerti, partendo dalla nostra piccola città che è Thiene, in provincia di Vicenza, arrivando poi, grazie anche a internet, a città più grandi come Milano, Roma. Sono un atleta, ma non il più forte. Sono un poeta, solo parlante. Sono un disastro, solo cantante. Avresti un giorno immaginato tu che avremmo messo l'amore al sole, non più nascosto, non tra parentesi, ma così vero da farci male.